Siamo ad Atessa, nello stabilimento dove vengono prodotti i veicoli commerciali di Stellantis e dove poco fa Carlo Tavares ha indicato questo sito come fulcro per il lancio dell'offensiva commerciale del gruppo. E siamo con Luca Marengo, responsabile prodotto dei veicoli commerciali del gruppo Stellantis. Allora Luca, voi avete lanciato un'offensiva molto importante e molto aggressiva sotto il cappello Pro One. Di che cosa si tratta esattamente? Qual è la strategia? Beh, Stellantis Pro One non è soltanto un'organizzazione globale volta a focalizzarsi sul business dei veicoli commerciali, che è un business molto particolare naturalmente, ma è soprattutto una visione a 360 gradi intorno al cliente, che si basa su 5 pilastri. Uno di questi è il prodotto, e qui ne abbiamo alcuni in esposizione, poi sicuramente la connettività al 100%, gli allestimenti, conversion, abbiamo oltre 400 partner, circa il 50% di quello che è il nostro, la nostra produzione viene poi allestita per andare prima in mano al cliente finale, tutto quello che ruota intorno a un approccio di business, di partnership con i nostri clienti, quindi. Abbiamo lanciato un'offensiva che sarà presto nei concessionari e in mano ai nostri clienti, di un lancio unico con tutte e tre le nostre, i nostri segmenti aggiornati e di tutti i nostri brand in un solo momento. Quindi rinnoviamo il Compact Van, rinnoviamo il Midsize Van e rinnoviamo i Large Van. Qui ad Atessa viene prodotto da oltre 40 anni quelli che sono i Large Van della galassia Stellantis, anche prima della fondazione di Stellantis. Ecco, la gamma Stellantis è fatta di 6 brand con veicoli pressoché gemelli. Come intendete però differenziare l'offensiva commerciale, la proposta commerciale di questi veicoli e dei diversi brand? Beh, è una ricetta unica. Stellantis è l'unico costruttore al mondo a offrire ai propri clienti diversi brand nei veicoli commerciali. Solitamente ci si focalizza su un solo brand e questo è un grandissimo punto di forza, perché permette di essere globali ma allo stesso tempo locali, perché il brand è la vicinanza, è la storia, è veramente diciamo il connubio con il nostro cliente. La principale ragione d'acquisto per quanto riguarda i veicoli commerciali è la loyalty. Quindi il brand sicuramente in questo gioca una parte fondamentale e naturalmente viene rispettata quella che è il DNA di ogni singolo brand e quelle che sono le linee guida che ogni singolo brand ha e deve avere per essere inserito all'interno di questa galassia. Ecco, avete annunciato anche una seconda generazione di motorizzazioni BEV. Di che cosa si tratta e quali sono i plus di questa nuova generazione? Beh, ad esempio questo è un veicolo elettrico di seconda generazione. Stiamo parlando di un veicolo veramente al vertice del mercato in termini di performance, con un motore elettrico 200 kW e 410 Nm di coppia, con una batteria da 110 kWh che permette percorrenze di 420 km, pur mantenendo volumetria invariata fino a 17 metri cubi e una portata fino a 1,5 tonnellate. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare al cliente un modo alternativo di portare a termine il proprio business senza però impattare in alcun modo quelle che sono le sue necessità. Quindi il cliente deve essere in grado di poter portare a termine il proprio business esattamente come ieri anche su questa nuova versione. Parliamo di futuro del futuro, l'idrogeno. Quando arriverà? Verrà prodotto anche questo qui da Atessa? Quali sono le anticipazioni che ci potete dare su questa tecnologia? Allora, per ora quello che posso dire è che l'idrogeno è sicuramente un asset in cui Stellantis crede molto. Siamo pionieri in questo mercato, siamo leader del mercato dei veicoli commerciali e come questo dobbiamo essere leader anche nel proporre nuove soluzioni ai nostri clienti. Quello che vi posso dire è che sarà prodotto entro quest'anno, questo modello, quindi verrà lanciato entro quest'anno e che avrà delle caratteristiche che vanno esattamente in linea con quello che è il nostro mantra, cioè nessun compromesso, di nuovo, nessun compromesso verso i bisogni del cliente, nessun compromesso in termini di volumetria, nessun compromesso in termini di portata rispetto ai veicoli elettrici, con una maggiore flessibilità di utilizzo
con percorrenze circa 500 km. Insomma, questo è un altro futuro, un altro tassello molto importante per quanto riguarda appunto Stellantis nel piano Dare Forward 2030. Allora ringraziamo Luca Marengo, da Atessa è quasi tutto, avremo ancora altre cose da dirvi sul gruppo Stellantis e quindi, come vi diciamo sempre, stay tuned.